signore qui. Buonasera a tutti e benvenuti a Diletta Gol. I derby sono sempre molto speciali e anche la puntata di Diletta Gol è molto speciale quest'oggi, perché oltre a Mauro Camoranesi, che di derby della Mole ne ha giocati tantissimi, ci ha raggiunto in studio anche lui Sfigo. Ciao Luis. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Pallone d'oro, consigliere dell'UEFA, anche tu di derby te ne intendi, ne hai giocati tanti tra Milano, Madrid, Lisbona, qualcuno l'hai giocato anche tu Luis. Tra poco torno da te perché voglio salutare anche la nostra curva di Diletta Gol, che vi vedo molto carichi questa sera. Bene? E fate bene ragazzi, anche perché sono davvero tanti motivi per non perdere questa puntata di Diletta Gol. Innanzitutto faremo un po' spartita proprio da lì, dall'Olimpico, un po' spartita caldissimo, e in più vi faremo vedere questa sfida anche da un'altra angolazione, perché avremo le telecamere puntate anche sui due presidenti di Torino e Juventus, Cairo e Agnelli. Parleremo anche della sfida dell'Inter di questo pomeriggio, parleremo di calcio estero e non solo, ci sarà il grande match tra Canelli e Rocky a mezzanotte. E poi è arrivato un messaggio vocale, questa volta un messaggio vocale immagino da Luciano Spalletti. Sentiamo che cosa ha da dirci Spalletti. Buonasera. Sono seccato perché non mi ha invitato neanche questa settimana, mi hai chiamato martedì ma ero impegnato nell'amichevole con quella squadra olandese, ora spero l'abbiate presa sul serio, si è fatta per sdrammatizzare quella partita. E la, come si chiama, il PSV, che sembra il nome di un'azienda, dove lavori? Lavoro alla PSV. E vabbè, continuate a invitare Allegri in trasmissione, un allenatore che all'estero non ha vinto niente, non ha vinto una Coppa di Russia, un campionato di Russia, un'insalata russa, e poi non vi lamentate se Diletta Gol in Russia non la vede nessuno. Va bene Allegri, allora Spalletti, le promettiamo che la prossima settimana non invitiamo Allegri, che è già pronto, lì lo intravedo, e verrà lei. Intanto però rifacciamoci gli occhi, vediamo quello che è successo nei 90 minuti del derby tra Torino e Juventus con gli highlights. Abbraccio da parte di Cristiano Ronaldo a Ichazo. Un altro episodio che vi voglio fare vedere per commentarlo subito, guardate qua, riguarda sempre Zaza ed è... Allegri, lo salutiamo con Davide Bernardi, buonasera. Buonasera. La palla è per avere più opportunità e essere un equipo che... sempre sono, no, sono lei, sono no, io. Ecco, ci manca di te e poi non ho a posto stasera. Allora, devo dire che mi hai sostituito alla grande, veramente. Infatti, grazie. Però dal ritorno ci sono io, in campo. Mettiamoci d'accordo perché non si può, se no... va bene. Se no allenate, se vuoi allenare te, allenate. Io rimango qui, studio. No, ma puoi venire tranquillamente anche te, io sto a casa. Ah, vai, facciamo così, l'ha promesso, lo faccio. Va bene. Ciao Siano. Ciao. Grazie mille Allegri. Complimenti grazie per voi, questa vittoria. Alla prossima. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, una bella Juve ma anche un bel Torino, un grande Torino che ha giocato una partita di coraggio, di passione, un po' come quello che aveva chiesto proprio Walter Mazzarri, no ragazzi? Mauro? Sì, il Torino è una squadra fisica, fondamentalmente una squadra molto fisica. In questo campionato serve tanto la fisicità, è un campionato tosto, un campionato dove si lotta, dove magari in certe partite non si vede tanto il fraseggio, sennò che si vede la fisicità. Il Torino comunque è una squadra che ha la sua specialità nella fisicità dei suoi giocatori, però negli ultimi metri purtroppo se uno vuole vincere una partita ci vuole anche qualità, no? Soprattutto negli ultimi 30 metri dove ci sono pochi spazi, secondo me il Torino stasera almeno gli mancava un po' di qualità negli ultimi metri per cercare di essere più chiara. È un po' il problema del quale ha parlato anche Mazzarri nelle ultime settimane, in particolare nell'ultima settimana anche dopo la partita contro il Milan che è finita 0-0. Ma c'è invece un giocatore che di cinismo sotto porta devo dire che ne ha tanto, e adesso è anche il capocannoniere della Serie A. Sto parlando di Cristiano Ronaldo, che ha i nostri microfoni con Davide Bernardi che lo ha sentito. Ancora in gioco, ci sono loro due di mezzo. Sta attraversando un momento molto importante. Ripeto ancora quello che ho detto qualche settimana fa, c'erano dei dubbi magari nel suo arrivo, nel campionato italiano che si ritiene sempre un campionato difficile, ma quando uno ha qualità,
Cioè non esiste, cioè non esistono le difficoltà quando uno ha già dimostrato nei campionati più importanti d'Europa per 10 anni, 12 anni. Per quale motivo non poteva far bene nel campionato italiano? Lo sta dimostrando, io sono contento che sia venuto in Italia. E a proposito di giocatori, di attaccanti forti e di rigori, vi faccio vedere quello di Icardi che oggi ha cambiato le sorti della partita dell'Inter. L'Inter è tornata a vincere grazie a questo cucchiaio qui, guardate. Soltanto è diverso, sì. Se tu vai guadagnando 2-0, 3-0, è più facile di fare così, però con un pareggio 0-0, io credo che dimostra la fiducia che puoi avere un giocatore. È lui l'uomo che risolleverà le sorti dell'Inter in campionato e anche in Europa League, secondo te? Sì, credo che lui è un uomo che c'è gol, che è importante in qualche attaccante, che la minima opportunità fa il gol. Quest'anno credo che per vincere il scudetto sarà difficile per la differenza dei punti che l'Inter ha della Juve, però speriamo che presto l'Inter può tornare a vincere. Possa tornare a vincere. Allora, perfetto, sta per arrivare Mazzarri, si sta sistemando. Prima però vi voglio far vedere, perché vi ho detto che vi farò vedere questa partita da ogni angolazione, in particolare da quella dei due presidenti di Juventus e Torino. Guardate come Agnelli e Cairo hanno seguito il derby della Mole. Avete visto il grande match di box di questa sera? Subito dopo Diletta Gol potrete seguirlo, sicuramente lo farà anche Mauro Camoranesi, appassionato di box, la grande sfida tra Canelo e Rocky. Tornando invece sul calcio, Luis, approfitto del fatto che tu sia qui insieme a noi, visto che sei stato anche una grande stella della Liga, per approfondire lo stato di forma della Real Madrid. Credi che sia normale attraversare una fase di transizione quando va via un campione come Cristiano Ronaldo? Guarda, credo che quest'anno è un anno difficile per le squadre che hanno avuto tanti giocatori al mondiale. Tanti giocatori hanno arrivato in diversi momenti, giocatori che ti assicura 50 gol, 60 gol a stagione, è difficile di rimplazzare. Che consiglio daresti a Solari, visto che lo conosci tanto bene, che insieme avete giocato tante battaglie? Sì, guarda, io ho parlato un po' con lui giusto quando lui ha preso la squadra. L'unica cosa che lui ha detto è sfrutto del momento, no? Perché alla fine lui sa la responsabilità che è allenare una squadra come il Madrid, conosce il Madrid, ha giocato nel Madrid. E adesso credo che deve sfruttare del suo lavoro e provare a fare e a saccare il meglio di cada giocatore dopo una stagione, un'estate difficile, perché anche a livello nazionale lui ha vinto a livello nazionale. No, ma ci vuole segnare, cioè se fai l'attaccante devi segnare, lui segna, quindi cosa gli manca? È la domanda che si è fatta anche lui, no? Cosa gli manca per vincere il pallone d'oro? Cosa manca invece a Pierluigi Pardo per vincere il pallone d'oro? È la domanda che ci stiamo facendo tutti quanti qui in studio da circa mezz'ora. L'obiettivo in questo momento è la sopravvivenza, vista la temperatura piacevole. Fa freddo, piacevole. Fa freddo. È estiva. Allora, non so se Luis Figo conosce il Pardon, caro Luis. Sicuramente. Questo è uno dei momenti più belli di Diletta Gol, dove Pierluigi Pardo sceglie le sue buste, la 1, la 2 o la 3, le cards. Quale scegli, Pierluigi? Io scelgo. Ti ricordo che nella 2 c'è sempre la chance. Scelgo la 2. Perché pensi di trovare Cassano?
beh, sta lì da almeno, cioè, grande amicizia. Saranno sei mesi che sta lì nella numero due. Esatto. Va bene, ti faccio adesso vedere tanto che cosa hai scartato, ti va? Vediamo. Sì. Allora, non ci parlerai di Brexit, caro Pierre, quindi... E un po' mi dispiace. E un po' ti dispiace, peccato, non ci parlerai neanche del grande derby tra Panettone e Pandoro, questo mi sarebbe piaciuto molto. No, ma... ho cambiato molto negli anni, da ragazzo ero più per il Pandoro, adesso nettamente... Pierre, guarda cosa c'è nella due. Che c'è? Napoli, gamba fa! Gamba fa. Vai. Vado? Partiamo. Vai, 50 secondi allora. A partire da ora. Beh, insomma, che deve fare il Napoli? Deve vincere l'Europa League, mi verrebbe da dire. Con un campionato nel quale la Juve dà la sensazione di non fermarsi mai, ha dimostrato nella Champions League di quest'anno di avere tutte le carte, tutte le possibilità per essere fra le grandi favorite dell'Europa League. Nel calcio e nella vita la forma è anche sostanza, e uscire come è uscito il Napoli quest'anno è diverso dall'anno scorso. È magari simile alla famosa stagione dei 12 punti di Benitez. Ancelotti in questo è veramente uomo del gioco, per la mentalità, per il modo nel quale ha affrontato questa Champions League, anche per la serenità che ha avuto al fischio finale della partita contro il Liverpool, perché il Napoli è uscito a testa altissima contro delle grandi come il Liverpool e il Paris Saint-Germain, ha aumentato la propria reputazione, ha aumentato la propria autostima, e secondo me deve crederci, deve credere fino in fondo e deve provare a riportare un trofeo che l'Italia manca da troppo tempo. Che bravo Pier, tempo perfetto. A proposito di tempo. A proposito di tempo. Grazie Pier, ci ritroviamo tra pochissimo, perché adesso quando volete, anche per la Brexit. Che cosa sta dicendo Pierluigi? No, anche per la Brexit, per qualsiasi cosa. Certo, anche per la Brexit. Parliamo Hai ragione, però adesso è arrivato il momento di vedere che cosa è successo in B, lo facciamo con la nostra rubrica dedicata alle magie del campionato più divertente, la B. Migliore di questa settimana è Kragl ed è in collegamento in diretta con noi. Eccolo qui insieme alla sua fidanzata. Buonasera. E allora ragazzi, è bello anche vedere questo aspetto della... Stiamo divertendo un sacco perché ieri Olli ha fatto un gol pazzesco e quindi stasera ti festeggia. Va bene, allora vi lasciamo festeggiare. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. E allora ragazzi, è bello anche vedere questo aspetto del campionato di B, ma torniamo sul derby di Torino e soprattutto sulla prestazione di Belotti, perché se abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo, abbiamo detto che è stato lui l'uomo in do jogo, dall'altra parte invece per il Toro il trascinatore è stato Belotti, perché ha giocato molto bene, una partita fisica, intensa, anche molto generoso rispetto forse alle passate stagioni, Mauro? Beh, nel suo stile. Lui è un giocatore, parlavamo prima che il Torino è una squadra fisica, se tu guardi oggi, cioè lui... Queste le parole di martedì. Voglio però tornare un attimo sul Torino in attesa che arrivi anche Mazzarri, perché parlavamo di cinismo sotto porta prima, Mauro. In effetti la squadra di Walter Mazzarri è quella che ha effettuato più tiri in porta senza segnare, 29 tiri in totale. Forse è questo che serve al Toro. Ma 29 dall'inizio del campionato? Sì. Certo, no, non stasera, soltanto, stasera, no. Il campionato. Infatti, è una statistica che mi stava un po'... sì, poi bisogna vedere, la statistica bisogna prenderla... Con le pinze. Con le pinze, bravissima. Perché? Perché alla fine bisogna capire da dove tirano, sì. Chi tira e qual è la percentuale di gol che ha chi tira in porta. Allora questa domanda la facciamo direttamente a Walter Mazzarri, che ci ha appena raggiunto. Serve più cinismo sotto porta, questo è il mantra che ha ripetuto per tutta la settimana, si sta microfonando, non soltanto questo, in realtà ha chiesto anche due cose essenziali a questo Torino: orgoglio e passione, Mazzarri, che di questa Juventus. Salutiamo Mazzarri, gli facciamo in bocca al lupo per la prossima partita con il Sassuolo. Siamo arrivati alla fine di Diletta Gol, quindi parto con il giro di saluti da Leo Allegri, Leo Piazzi. Grazie a tutti. Ce la faccio a fare la sostituzione. Tutta la curva di Diletta Gol ovviamente la saluto Mauro Camoranesi e grazie. Luis. Grazie. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere, non vediamo l'ora di rivederti e di ritrovarci qui a Diletta Gol. Poi saluto Pierluigi Pardo, Dario Marcolin, ciao ragazzi. Buon noi.
Ci vediamo settimana prossima, anche perché la settimana prossima c'è una super partita qui su DAZN a Diletta Gol. Parleremo di Juve Roma. Ci vediamo sabato prossimo. Ritorno io, ritorno. No, tu prossima no. Settimana.